Ciao a tutti, io sono Marcus Desmo e questo è un commentary sul nuovo gioco Sniper Elite V2. Questa è la prima missione del gioco e è un gioco molto bello perché la fisica è molto fatta molto bene, la fisica dei proiettili è abbastanza realistica. E la grafica non è al top come gli ultimi giochi usciti, però comunque se la cava abbastanza bene. Una delle caratteristiche di questo gioco è che il giocatore è solo, quindi non ci sono compagni ad aiutarlo e da solo dovrà fronteggiare tutti i nemici che gli si pongono davanti. Una cosa molto utile è la pietra, che si può lanciare la pietra per distrarre i nemici, così loro vanno verso la parte dove hanno sentito il rumore e uno o può aggirarli o può ucciderli furtivamente. Questa prima missione all'inizio vi fanno un piccolo tutorial su come ci si deve muovere, sui ripari da usare. E sui comandi che ovviamente uno li può personalizzare i comandi, però deve prendere una certa manualità. Come si vede, ci si può coprire dagli oggetti, possono usare come riparo, molto utile perché spesso si è in campo aperto e questi ripari fanno molto comodo. Come vedete, c'è una pistola silenziata che permette l'uccisione furtiva dei nemici senza farci scoprire dagli altri. E una cosa molto comoda è la perquisizione dei corpi in cui si possono trovare armi, dinamite, tutto quello di cui uno ha bisogno, anche ovviamente le munizioni delle armi. Ecco qui un'animazione e non siamo più abituati a animazioni così, tra virgolette, brutte, così renderizzate senza male, nascondere la sua brutta faccia, però comunque si così come il difendono. suo contatto russo. Il campo era sgombro. Una leggera pressione sul grilletto e per il maggiore alla finita. Dovevo solo scegliere il momento giusto. Questo La gioco, dal piazza era punto di ben vista coperta, grafico, quindi non c'era non nulla è di cui eccessivamente preoccuparsi. pesante. Dovevo Infatti, mirare poco a sopra il dettagli bersaglio ultra, per compensare la traiettoria, riesco ad trattenendo andare il a respiro per migliorare la 70 fps mira. con la mia Poi Nvidia GeForce GTX 460. Molto curioso è il fatto di avere il battito cardiaco di fianco nell'HUD quando si mira. Infatti, dopo aver corso, si vedrà che il battito cardiaco sta sui 90, 100, 120 battiti al minuto, e questo impedirà di mirare bene, anche perché il movimento del fucile, una volta mirando, sarà evidente. Molto belle queste animazioni in cui si vede il corpo praticamente dilaniato dal proiettile in base anche al punto dove impatta. Queste animazioni sono renderizzate, sono calcolate in tempo reale, quindi non è nulla di predefinito. L'impatto avviene
avviene in un certo modo e il corpo si comporta esattamente in quel modo. Molto, molto bello questo fatto. Si possono scegliere se mettere o no queste animazioni. Io le ho messe perché mi sembravano carine. Forse dopo un po' possono stancare così tante animazioni, specie perché oltre una certa distanza le animazioni vengono quasi sempre, a quasi ogni uccisione. Con la rotellina del mouse si può decidere il livello di zoom che preferite in base anche alla distanza del target da colpire. Una cosa un po' così brutta è che le altre armi, a parte il fucile da cecchino, sono abbastanza imprecise. Come avete visto, ho dovuto scaricare tutto il caricatore del Thompson per uccidere un nemico. Non è molto realistico e non è neanche felice, soprattutto quando arrivano più nemici contemporaneamente e con un caricatore ne ammazzi uno. Comunque, la pistola è abbastanza precisa. Ora ho la pistola standard, nel prossimo episodio cambierò modello di pistola. È abbastanza precisa, sicuramente meglio del Thompson, però ovviamente l'arma principale è il fucile da cecchino, come è giusto che sia. Qui mi sono fatto scoprire e purtroppo quando ti scoprono arrivano un po' tutti i nemici della zona, quindi bisogna stare attenti a fare delle missioni un po' sotto copertura, perché altrimenti si incorre in un notevole numero di nemici che convergono tutti sulla tua posizione. Questo non toglie che uno possa affrontare la campagna in modo un po' più aggressivo, come alla fine piace anche a me, però sa bene che incontra notevoli rischi, diciamo. Come vedete, perquisendo i corpi si possono trovare tante cose, tra cui le munizioni ovviamente, e anche pacchetti di dinamite, mine e granate, molto utili nei casi in cui c'è molta gente. L'ambientazione è fatta abbastanza bene, ricca di dettagli, non troppo curati dal punto di vista grafico, come anticipato all'inizio, però gli scenari sono ampi, come è giusto che sia per un gioco da cecchino,
e i particolari sono abbastanza, sono più che sufficienti. Una funzione di Sniper Elite V2 è, tenendo premuto il tasto apposito, si ha un rallentamento del tempo e si compare un rettangolo rosso che man mano che si tiene premuto si stringe, diciamo, diventa più piccolo, che indicherà il punto in cui andrà a finire il proiettile. Questa funzione è utile per i giocatori inesperti, soprattutto di questi giochi da cecchino o comunque con la simulazione avanzata della fisica del proiettile. Però da un altro punto di vista è un po' così, un po' brutto, perché non è molto realistico, quindi uno che cerca un po' più di realismo dovrebbe non usarlo. I russi e i tedeschi. Eccoci giunti alla fine della prima missione, abbastanza corta, perché più che altro è una missione introduttiva, un po' per prendere dimestichezza con i controlli. E la seconda missione è un po' più lunga, come vedremo nel prossimo video. Spero che questo commentary e la prima missione di Sniper Elite V2 vi siano piaciuti. Se volete vedere altre missioni, controllate il mio canale e periodicamente caricherò le ultime missioni in sequenza. Un saluto a tutti da Marcus Desmo, alla prossima!